Vorrei iniziare facendo gli auguri a Noemi. Rimangono gravi le sue condizioni, anche se stazionarie. Parliamo ovviamente delle sue condizioni cliniche. Parlo della bimba ferita in un agguato a Napoli in Piazza Nazionale venerdì scorso. La prognosi, insomma, resta riservata per i medici dell'ospedale Santo Bono di Napoli. In coma farmacologico ed è ventilata meccanicamente perché ha avuto i due polmoni perforati da un proiettile. Ma che tipo di proiettile? Le è stato infatti estratto un proiettile calibro 9 di tipo Full Metal Jacket, insomma un proiettile il cui interno è formato dal piombo certamente, ma anche da un metallo più duro, tanto da far dire a Giovanni Gaglione, primario di chirurgia pediatrica dell'ospedale Santo Bono che l'ha operata tra venerdì e sabato, che la ferita di Noemi era in realtà una ferita di guerra. A preoccupare i medici dell'ospedale del Vomero sono soprattutto le condizioni di due polmoni, dei quali non è stato possibile rimuovere tutti i microframmenti ossei, ma anche di tessuto della bimba che sono poi entrati all'interno del corpo. C'è quindi un serio rischio di infezioni. Ancora un bacio a Noemi. Ed ora la sigla. Indaga a 360 gradi su questo agguato avvenuto venerdì in Piazza Nazionale a Napoli. Un agguato camorristico, certo, ma sembra rafforzarsi anche un'altra ipotesi. Pare che chi abbia sparato potrebbe averlo fatto anche perché spinto da motivi personali, probabilmente da debiti non pagati. Ci sono infatti, è stato rilevato dagli inquirenti, troppe incertezze da parte del killer. Ma incertezze che a noi oggi davvero non interessano, perché oggi qui non voglio parlare delle ultime ipotesi investigative legate all'agguato di Piazza Nazionale. Desidero parlare di Napoli, desidero parlare di Napoli e Camorra. Impazza, infatti, in queste 48-72 ore, soprattutto in ambito politico, il perché Napoli sia sempre la stessa. Insomma, perché Napoli sia sempre così violenta. E soprattutto impazza in ambito politico anche la formulazione della ricetta più opportuna per risolvere le cause di questa situazione, ossia del problema della camorra a Napoli. Vorrei qui citare alcuni dati che sono stati ricordati in queste ore. La camorra ha fatto più vittime in questi ultimi 20 anni rispetto alle altre tre organizzazioni mafiose presenti nel suolo della nostra penisola, ossia la 'Ndrangheta in Calabria e non solo, la Sacra Corona Unita in Puglia e Cosa Nostra in Sicilia. Ebbene, la camorra negli ultimi 20 anni ha fatto più morti da sola di queste tre organizzazioni mafiose messe insieme. Un altro dato che è stato evidenziato è che Napoli è la città con il più alto numero di morti per caso, cioè morti durante una sparatoria, morti che non c'entrano niente. Altro dato, Napoli è la sola ed unica metropoli dove in realtà il crimine organizzato ha ramificazioni davvero dappertutto, dove ci sono sparatorie dappertutto, dove ci sono agguati dappertutto. Non c'è, insomma, una zona franca. Il camorrista, l'agguato, il crimine più spietato può avvenire sia nelle zone più periferiche della città, ma anche nel salotto buono della città. Ed infine, altro elemento che è stato evidenziato è che nella nostra città, a Napoli, il problema della sicurezza non è legato agli extracomunitari, agli stranieri, ma ha a che fare quasi esclusivamente con criminali napoletani, con criminali nostrani, con camorristi. Dopo queste considerazioni che sono state fatte in queste ore, una prima cosa lampante che mi balza subito all'occhio è quella che dopo che c'è stato un lungo periodo in cui si è praticamente negata la camorra a Napoli e questo negazionismo
legato soprattutto a chi guida la città di Napoli. Si parlava insomma di camorra che non esisteva più, che esisteva insomma una Napoli soltanto pulita, una Napoli fatta di arte, di bellezza e di musei. E si negava invece l'altra faccia di Napoli, quella appunto legata alla camorra, al crimine organizzato. Ebbene, questo ragionamento invece in quest'ultimo periodo, in questi ultimi mesi, parlo anche dopo il fatto dell'agguato che c'è stato a San Giovanni a Teduccio dinanzi alla scuola, il ferimento purtroppo di Noemi a Piazza Nazionale, insomma negli ultimi mesi c'è stato invece una sorta di giravolta. Quelle stesse persone che guidano la città, e qui oggi davvero non voglio fare nomi, hanno cominciato ad ammettere che Napoli ha un problema, e il problema è la camorra. E già questo, a dir la verità, mi sembra un buon inizio, quello di ammettere che esista un problema. Poi ci sono le ricette, le tante ricette che state sentendo in queste ore, che vengono propinate da politici, da rappresentanti delle istituzioni, che cercano con un solo singolo provvedimento, secondo loro, di risolvere questo problema. Ebbene, do una notizia. La notizia è questa: non si può risolvere il problema della camorra a Napoli con una singola ricetta che contenga un singolo intervento. Serve invece una ricetta che contenga una serie di combinazioni che possano creare degli effetti ora, a medio e a lungo termine. Quali sono queste misure? Innanzitutto togliere i figli ai camorristi. Bisogna quindi estirpare dalla famiglia camorristica quelli che sono e possono essere i suoi successori, i loro successori. Altra misura, anche questo sì, più forze dell'ordine nelle strade. Quando c'è infatti la presenza dello Stato in una strada, in una piazza, uno si sente più sicuro, si sente insomma più protetto, si sente in qualche modo più tutelato. Ma questo non basta. Bisogna infatti che al maggior numero di forze dell'ordine presenti nelle strade a Napoli corrispondono anche altre due misure: più mezzi alle forze dell'ordine e più risorse alle forze dell'ordine. Non è possibile che a volte le pattuglie non escano perché c'è mancanza di fondi per semplicemente mettere la benzina nelle auto. Non è possibile che non si possano fare semplicemente delle fotocopie. Altra misura: la scuola deve fare la sua parte. E con questo cosa intendo? Bisogna far sì che cos'è la camorra entri nelle scuole. Quindi, soprattutto, bisogna fare lezioni di educazione civica, ma soprattutto ancora, e direi davvero, e lo sottolineo, spiegare che cosa significa essere camorrista, come si muore, che cos'è la galera, che cos'è l'ergastolo. Servono però immagini e testimonianze forti. Oggi i ragazzi sono abituati a vedere tutto o quasi, quindi bisogna sorprenderli, bisogna, io arrivo a dire, anche spaventarli, ma soprattutto bisogna farli pensare. Altro tassello, altra misura: la società, questo deve essere comunque compito nostro, di tutti noi, deve fare la sua parte. E ciò significa stare accanto a chi subisce soprusi, a chi ha una richiesta di pizzo, a chi subisce delle vessazioni, intimidazioni. Bisogna scendere in piazza, bisogna solidarizzare con chi ha subito una violenza da parte del crimine organizzato. Ed ancora, le istituzioni devono fare assolutamente la loro parte, devono stare al fianco del cittadino, sempre, in ogni occasione, soprattutto nei confronti del cittadino più debole, come con fondi e con tutte le misure atte a difenderlo. Il cittadino va protetto. E poi c'è un tassello e una misura che è davvero molto importante: bisogna creare opportunità di lavoro, creare alternative e nuove prospettive di vita. Crearle però qui a Napoli, non in altri luoghi. Se riesco a guadagnare con il lavoro di che vivere bene, e non soltanto in modo dignitoso al limite della sopravvivenza, io non sono tentato dall'acqua alla gola a passare a saltare la staccionata e quindi a fare il camorrista, cosa che tra l'altro mi porta ad avere una alta probabilità di essere ucciso, di essere messo in galera.
di non vedere più i miei cari. Penultima misura, pene esemplari per i criminali, senza sconti, bisogna assolutamente che ci sia una certezza della pena. Ultima misura, ma probabilmente è tra le più importanti di quelle che ho enunciato fino ad ora. La cultura. Bisogna investire di più in cultura. La violenza e la barbarie si combatte infatti con l'arte, con la bellezza, ma sin da piccoli, non al liceo, non quando già i ragazzi hanno superato l'adolescenza. Bisogna insegnare ai ragazzi che c'è una strada diversa, una strada fatta appunto di bellezza. Siamo fortunati, Napoli è stata anche una capitale, quindi siamo una città abituata alla bellezza, una bellezza fatta di tante cose, bellezze naturali, bellezze artistiche, bellezze architettoniche. Bisogna che noi insegniamo ai bimbi, proprio sin da piccoli, che cos'è la cultura e insegnare che la violenza e la barbarie si può combattere appunto con la bellezza. Ed infine, dite con me, la camorra fa schifo e io non sono un camorrista di merda. Forza Noemi, a domani.